Aldo Moro, forse l'uomo più coerente della storia politica italiana, così coerente che per le sue idee ha perso la vita. Avvocato, docente, parlamentare costituente e presidente del Consiglio. È stato per 30 anni uno dei protagonisti indiscussi della politica, superando gli steccati e le chiusure della vecchia DC, dalla stesura della Costituzione fino agli ultimi giorni della sua vita. Ed è per tutti questi motivi che l'Università di Bari ha organizzato a Roma un convegno in sua memoria. Presenti tra gli altri i rettori di Bari e Sapienza, diversi docenti e il questore della Camera dei Deputati d'Ambrosio. A moderare gli interventi il giornalista Tommaso Labate. In particolare gli interventi dei rettori Uricchio e Gaudio hanno ricordato la sua formazione culturale. Del suo fervente antifascismo ha parlato il professor Mastroberti. Il suo equilibrio tra uomo d'azione e teorico, secondo il professor Morando, lo hanno portato alla sua tragica fine. Una vera e propria condanna a morte, eseguita dalle Brigate Rosse. Nessuno, però, ha affrontato il drammatico problema delle responsabilità dello Stato, perché la trattativa, iniziata e sostenuta proprio dai più accaniti avversari di Moro, i socialisti di Craxi e i radicali di Pannella, non ha mai avuto seguito. Possiamo dire che alcuni organi dello Stato sono stati corresponsabili della morte di Moro, lo possiamo dire adesso, dopo 30 anni? Le sollecitazioni che faceva prima Paolo, e fino a 20 anni fa sarebbero state, diciamo, messe all'indice, bollate, e oggi sono recuperate da pezzo della classe politica, anche di allora, della Democrazia Cristiana.